Dare, che ne pensi? Code Geass. Anime che consigli vivamente. Dovete guardare. Ciao Darione, finirà mai Hunter x Hunter? Aspetta. Togashi, poi alla fine. Sì, fuggi in culo. Hai mai visto Megalobox? Questo è Paperino. Dario, mi consiglio un film anime di genere thriller? Ti consiglio Thriller. Bellissimo. Ciao Dario, cosa ne pensi di Innocent? Pazzesco. Hai mai visto Black? Black Clover? No, visto no, letto sì. Se sì, cosa ne pensi? Questo è il mio giudizio. Dario, a che punto sei arrivato con Jujutsu Kaisen? Sono al punto in cui mi rompo il cazzo. Dario, supera il meme. Dice cosa ne pensi per davvero di Steins Gate. Zan, zan, and the wonderful world. Cioè, poi ti chiedo, Sword of the Stranger, che ne pensi? Guarda, potessi dire qualcosa lo direi, ma è talmente... No? Dario, non per farmi i cazzi tuoi, ma quanto hai speso in carte Pokémon? Fatti i cazzi tuoi. Dario, ma hai letto nulla di Tsutomu Takahashi? Proto. Dario, ti piacerebbe un nuovo Monkey Island in stile del terzo? Zangol. Dario, per rankare da Silver 3, che items che rune dovrei usare per Ash? Totol. Dario, cosa ne pensi di Black Lagoon? Bot. Dario, ti piace il manga Blue Period? Ondel! Dario, gioco di carte preferito? Scopa. Dario, parei su Blue Lock? Dario, cosa ne pensi di Bleach? Una merda. Dario, hai letto Io sono Shingo di Umez? Cosa ne pensi di Macross? Dario, cosa ne pensi della gigantomachia? Della vabbè, di gigantomachia di Miura? Dario, conosci l'anime Mononoke? Se sì, cosa ne pensi? Dario, se io volessi far vedere l'anime dell'attacco dei giganti a una persona che non l'ha mai visto, come potrei convincerlo? Hai visto Beastars? Sì, e lo convinci chiamando a casa tua e lo guardate. Il nuovo Windows, cosa ne pensi? Guarda, non vedo l'ora. Cosa ne pensi delle torri di Star Wars? No, parte di JoJo preferita a Avarta. Discorso serio, parliamo dell'esplosione di anime e manga negli ultimi 2 anni? Sì, c'è stata effettivamente un'esplosione. Differenze tra Annullo e Scheda Bianca? Te hai delle cose, ma le puoi fare anche in maniera diversa. Dario, ma se su Twitch fosse ammessa la nudità esplicita, usciresti il cazzo ogni tanto? No. Ciao Dario, mi sto approcciando adesso al mondo del fumetto. Ho letto Randagi, ti ringrazio. Una gru infreddolita, mi piace da matti leggere storie che scavano nell'animo umano. Fai... Domanda seria, Dario. Così mi leggi. Ho notato che quando ti si chiede il parere su Violet Evergarden fai sempre solo versi strani o non rispondi. Come mai? Confermi la mia teoria, lo puoi confutare? Non so se... Magari il messaggio... Dario, cosa ne pensi di Solo Leveling? Ve lo assicuro, ragazzi. Dario, cosa ne pensi di Twin Star Exorcist? Guarda, io quando ho visto... questa cosa qua. Io l'ho guardata bene, ho detto, ma questo è trasparente. Se questo è trasparente, allora i materiali plastici possono avere altri colori? Non mi sono risposto, sono convinto che arriverà. Dario, che ne pensi dell'anime di Devilman dell'80? Us! Dario, che ne pensi del progetto di Manga Vibe? Gli auguro tanta fortuna. Dario, una piccola curiosità. Qualche tempo fa dicesti che una volta trasferito in uno studio avresti mantenuto questa postazione da casa per il giorno old school. Sei ancora convinto di questa idea? Se sì, avrei 2 PC, uno da casa e uno da studio. Oh no! No! Dario, cosa ne pensi di Fire Punch? Uto. Dario, conosci The Left Lovers? Per forza. Dario, ti faccio una domanda che nessuno ti ha mai fatto e che sicuramente se controlli il mio curriculum non troverai altre volte. Ma che ne pensi di Code Geass? Libri per iniziare a capire il manga. Una foresta spogliata. Quello è veramente qualcosa di incommensurabile. Di Lucia. Dario, quali sono per te i cartoni più belli di Cartoon Network? Scimmia 2, Non c'è pane senza trepolo. E poi soprattutto, ragazzi, il terzo cartone che ha caratterizzato la nostra infanzia, è inutile negarlo. Cerchio perfetto, quadrato prediletto. Dario, che ne pensi di Utena? Dario, architettura o ingegneria? Ovviamente Pini. Dario, hai letto Blue Exorcist? Sì, che ne pensi? Cosa ne pensi? Ma perché non rispondi alle domande? Perché ho qualcosa da nascondere!
Sai giocare a scopone scientifico? Penso di sì, mi pare. Non ci gioco da 60. Content, rispondere alle domande con versi. È vero, Alessandro Meloni, ammetto che è un mio content anche molto forte.